derby, dicevo anche dopo la Juventus, che squadra è viva, squadra non è il momento brutto, è dimostrato stasera anche con gioco, ma anche soprattutto con il carattere e voglia di vincere la partita, perché dopo 1-1 non era facile tenere testa alta, tenere questa botta subito che abbiamo preso indietro, ma la squadra ha risposto, dobbiamo rimanere ancora più calmi in certi momenti, anche tenere più la palla e soprattutto chiudere prima la partita. Inizio su Pellegrini, che abbiamo visto dopo tanto tempo, una mossa abbastanza coraggiosa, inizia il ritmo, lui ovviamente è un po' di varia, per lui ce l'ha fatto 90 minuti, a buon livello. Per me è importante che vedo i giocatori tutti i giorni, e li sto valutando dal momento, e quando metto un giocatore sicuramente credo al 100% che mi può dare qualcosa di più in questa posizione, e Pellegrini ha dimostrato anche che è polivalente, che ha buonissima tecnica, velocità e che è valido giocatore di questa squadra. Buonasera. Chiaro che quando si vince si può lavorare meglio sui difetti, no? Su quello che provo. Io volevo soffermare su due punti. Uno sulla, secondo me, sulla fragilità anche mentale della squadra, che dopo il vantaggio iniziale per un errore anche personale, però comunque ha dato subito modo di mettere in gara in Catania. Primo punto. Secondo punto era di essere rimasti su 2-1, sciupando molti contropiede per tanto tempo. E avete detto prima una squadra che era in 10. Sono due punti questi sui quali lei pensa di dover lavorare? Sì, sicuramente da scala di 10 questi sono due punti, altri 8 sono molto positivi e non vedo in questi due punti fragilità mentale, vedo un po' ingenuità, un po' superficialità in certe cose, ma soprattutto anche più la testa in momenti quando si deve chiudere la partita. Errori possono succedere, ma stasera siamo stati bravi di fare meno errori che l'avversario. Prego. Mister, io volevo dire una cosa sul modulo. Oggi ha cambiato un po' tatticamente. Ecco, la squadra è sembrata avere più soluzioni forse davanti, no? Perché è arrivata parecchio al tiro, però un pochino lunga nel primo tempo, forse le distanze tra i reparti non erano proprio ideali. Sì, perché modulo non c'entra, c'entra dei giocatori che giocano in questo momento e caratteristiche da uno all'altro giocatore cambia e lì cambiano anche disposizione tattiche sul campo o i compiti dei giocatori. Come ho detto, soprattutto primo tempo, ogni tanto siamo stati anche troppo frenetici e si voleva subito dopo palla conquistata andare in velocità, verticalizzare, puntare, e lì dobbiamo essere un po' più furbi, un po' più anche attenti. È successo primo tempo diverse volte dove ci abbiamo sbilanciato un po' troppo e questo abbiamo corretto ultimo periodo, primo tempo, e secondo tempo non abbiamo fatto più. Salve mister, buonasera, volevo chiederle un giudizio su Brian Perea e soprattutto se eventualmente potrebbe giocare in un modulo a due punte, se ci ha mai pensato anche nel corso di queste settimane magari a cambiare modulo e giocare anche a due punte, magari a fianco di uno di Klose, come Klose, oppure magari anche a fianco di Keita, se ci ha mai pensato. Prima cosa, è entrato bene, ha dimostrato certe qualità e non ho avuto tempo ancora di pensare su Perea, perché Perea è arrivato 10 giorni fa e lo sto anche studiando io, e purtroppo anche in partite come questa di stasera devo cominciare a conoscerlo quando si gioca calcio vero, quando c'è pressione, quando c'è anche competizione vera. E dobbiamo dare tempo a questo ragazzo, alle qualità, e dopo piano piano cerchiamo di inserirlo anche nell'ottica della prima squadra. Mister, sono qua. Volevo tornare un attimo sul discorso del modulo. Lei giustamente dice che non è proprio il modulo, sono gli uomini che poi dopo interpretano la gara. Però mai come oggi abbiamo visto tante occasioni da rete. Quindi le chiedo se effettivamente può essere un lusso questo modulo o può essere invece la strada giusta. Sicuramente questi tipi di movimenti devono essere un standard, e questi tipi di movimenti io ho visto contro Chievo, ho visto anche contro Udinese prima.
tutte e due squadre in difficoltà, con dei movimenti incrociati, con tanta corsa, con tanto movimento, e forse è la prima volta stasera che siamo stati capaci anche di tenere quasi 90 minuti tutto questo, e questo mi dà una soddisfazione e anche stimolo che dobbiamo perseguire cambiando certi errori che abbiamo, migliorando certi errori che abbiamo fatto. Quindi si può dire che questa è la strada giusta? Ma penso di sì, perché vedendo tutte queste partite penso che stiamo crescendo, che abbiamo anche stasera avuto più padronanza del gioco, più gioco fluido, ma dobbiamo essere ancora più bravi per ottenere anche risultati fuori casa. E prima verifica di tutto questo cosa abbiamo fatto stasera è fra 3 giorni a Sassuolo. Abbiamo visto che non c'è nessuna squadra che è Materazzo in questa Lega, perché in Italia tutti sanno giocare, tutti sanno stare in campo, lottano, e dopo 7-0 Sassuolo sembrava una squadra di altro modo, ma stasera vedendo la partita, il risultato e la possibilità che ha avuto Sassuolo, dobbiamo prendere con le pinze, ma consapevoli che dipende tanto da noi. Mister, buonasera, ce la farei a avere close prima della sosta oppure la settimana dopo le nazionali? Sarà difficile, io spero maggior parte di questi infortunati che posso avere anche dopo la pausa nazionale, così anche probabilmente il close. Buonasera mister, le volevo fare una domanda su Ederson, che a mio avviso è stato, come prestazione, così non l'avevo quasi mai visto, è stato continuo durante tutta la partita rispetto ad altre volte, e se fermo restando l'impatto positivo di Perea e anche la presenza di Flockery, può pensare in alcune circostanze di spiegarlo anche centravanti da prima punta? Sì, come possibilità c'è, soprattutto quando ancora migliorerà nelle condizioni fisiche, dove anche in certi periodi di vantaggi potrebbe essere questa punta che non dà i riferimenti, ma per adesso sta facendo bene e aspetto a lui che su un ritmo elevato come ha fatto stasera regge anche tutti i 90 minuti. L'ultima. Buonasera mister, mi chiedo, questa Lazio quanto è lontana dalla Lazio che lei è? Ma mia mente va oltre, e allora Lazio non arriverà mai al 100%, sicuramente la squadra l'ha fatto bene, ma ci sono ancora tantissime margini di miglioramento di questa squadra. 60%? Ma percentuali è difficile dire, perché ho detto che i miei percentuali sono molto alti. Grazie.